dalla progettazione, dalla produzione, dal consumo, dalla riparazione, dal riuso e dal riciclo. Ecco, la Commissione europea agirà nei prossimi anni a monte e a valle. Cosa si intende a monte? A monte riguarderà la progettazione dei prodotti che dovranno essere pensati per durare più a lungo, essere più facili da riutilizzare, essere più facili da riparare e riciclare. Inoltre, la loro produzione dovrà incorporare il più possibile materiale riciclato, anziché materia prima primaria. Questa, diciamo, è l'azione in monte in cui interverrà la Commissione europea. Poi c'è l'azione a valle, che riguarderà invece i consumatori, che avranno accesso a informazioni affidabili sulla durata e riparabilità dei prodotti, per esempio introducendo un vero diritto alla riparazione. Quindi i consumatori saranno aiutati, diciamo, per riciclare più facilmente. Ecco, l'obiettivo primario dell'economia circolare in Europa è ridurre la dipendenza della società dalle scorse risorse naturali, massimizzando l'utilità dei materiali già in uso, minimizzandone il declassamento, rigenerando e rimettendo sul mercato un prodotto per recuperare materie prime invece di distruggere. Questa poi sarà quella che è l'economia circolare. Ecco, quali sono gli obiettivi dell'economia circolare? Si devono usare le risorse per un periodo di tempo più a lungo possibile. Si deve sfruttare al massimo il loro valore durante l'utilizzo e si devono recuperare e rigenerare i prodotti e i materiali al termine della loro vita di servizio. Questi sono i tre obiettivi dell'economia circolare europea. Qual è il problema attuale? Attualmente molti dei prodotti e articoli sul mercato hanno questi aspetti negativi. Sono progettati come monouso. Si distruggono troppo velocemente, non possono essere quindi riutilizzati, riparati e riciclati. Per questo occorre, l'Europa deve fare degli interventi, perché la situazione è molto negativa al presente in Europa. Ecco, il mio intervento, l'oggetto è riportare quanta economia circolare è stata realizzata in Europa ed in Italia nei diversi settori economici più importanti. Cioè, io mi concentrerò sui singoli settori per i quali la Comunità Europea ha detto che sono i più importanti per poter realizzare un'economia circolare. Ecco, questi settori economici che sono considerati dalla Comunità Europea i più importanti su cui agire a livello di progettazione e produzione, al fine di realizzare un'economia circolare in Europa. Ecco, intervenire in questi settori ridurrà al minimo gli sprechi, eliminare i rifiuti e li trasformerà in risorse secondarie. E questi settori di cui parlerò sono le apparecchiature elettriche e elettroniche, le batterie, i veicoli, gli imballaggi, le plastiche, il settore alimentare, cibo e acqua, il settore dei tessili, il settore delle costruzioni e della manutenzione degli edifici. Questi sono i settori che per la Comunità Europea sono quelli più importanti per realizzare un'economia circolare. Ecco, adesso parlo dei rifiuti, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, chiamati RAE. I RAE sono ottenuti da questi prodotti: telefoni cellulari, tablet, carica batterie dei cellulari, computer, frigoriferi, televisori, aspirapolveri ed altri. Ecco, i rifiuti di queste apparecchiature aumentano in una quantità pari al 2% l'anno in Europa, ed attualmente solo meno del 40% sono riciclati. Ecco, l'Italia ne ricicla il 32%. Quindi occorre nei prossimi anni aumentare la vita di questi prodotti, rendendoli più riutilizzabili e riparabili, migliorando i diversi componenti, e inoltre recuperare dei rifiuti, materie prime e secondarie di valore per riciclarle. Questi sono gli obiettivi che ci sono nei RAE. Questi rifiuti hanno dei grossi problemi, perché contengono sostanze che possono essere risultare dannose per l'ambiente e per l'uomo se gestite in modo non corretto. Inoltre, il riciclaggio ha conscienza di recuperare le sostanze contenute in molte apparecchiature elettriche e elettroniche, garantendo un minor depauperamento delle materie prime, con un concreto vantaggio ambientale ma anche etico. Per esempio, ci sono elementi che stanno per finire. Questi materiali provengono da paesi dove però più non vengono rispettati i diritti umani. Per questo c'è un problema etico nel riciclarlo. Ecco, si sta pensando anche a future legislazioni in queste apparecchiature che non ci sono adesso. Si sta pensando di sviluppare un regime per la loro restituzione a fine ciclo. La Commissione sta pensando anche di introdurre il caricatore universale per i telefonini per aiutare l'ambiente, diminuendo il numero di oggetti in circolazione. È uscita questa legislazione qualche mese fa e sarà operativo questa legge entro il 2024.
questo caricatore investe per i telefonini in maniera, diciamo, da non sprecare, diciamo, non avere molti rifiuti. E inoltre si sta decidendo di attuare il diritto alla riparazione, ossia istituire a livello di Unione Europea un sistema di resa per istituire, rivendere e aggiornare apparecchiature elettroniche obsolete. Cioè, quindi fare in maniera che i consumatori possono dare indietro perché ricevono qualche cosa, questo diritto alla riparazione. Queste sono tre leggi che stanno per essere realizzate in Europa, non sono ancora realizzate. Adesso parlo dei rifiuti da batterie. Occorre migliorare in Europa in modo significativo la raccolta e il riciclaggio delle batterie portatili. Ecco, l'attuale percentuale del tasso di raccolta in Europa è del 45%. Ecco, dovrebbe salire al 65% nel 2025, dovrebbe salire al 70% nel 2030. Quindi ci sono degli interventi da fare nei prossimi anni. Occorre, per realizzare questo, un nuovo quadro normativo volto a migliorare la quantità di batterie raccolte e riciclate, garantire il recupero dei materiali di valore, fissare il livello di contenuto riciclato nelle nuove batterie. Per adesso ce n'è molto poco, invece occorre fissare, cioè aumentare il contenuto riciclato nelle nuove batterie. Ecco, in Italia è presente il Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, chiamato COBAT, che recupera il 65% delle batterie al piombo, dal quale si ricavano materie prime e seconde, piombo e plastica per nuovi riutilizzi. Inoltre, il metallo riciclato dalle batterie esaurite in Italia rappresenta oltre il 40% della produzione italiana di piombo, nonché il 37% del fabbisogno nazionale di metallo. Quindi in Italia il piombo delle batterie viene riciclato abbastanza. Inoltre c'è il problema delle batterie elettriche. Il recupero di sostanze come litio, cobalto, nichel e manganese diventerà strategico visto l'incremento della domanda mondiale di batterie elettriche. Per questi metalli elementi non è che sono a disposizione, non sono facili da averli. L'accelerazione dell'immatricolazione delle auto elettriche determinerà una domanda esponenziale di batterie al litio e la necessità di procedere di procedure ecologiche per lo smaltimento e recupero degli accumulatori. Quindi arriveranno nei prossimi mesi e anni nuove leggi. Ecco, in Italia esiste il consorzio Erion dedicato alla raccolta dei rifiuti di pile accumulatori. Questo consorzio stima che se nel 2030 si dovranno riciclare tutte le batterie delle auto elettriche messe sul mercato, dovremo subito attrezzarci per la raccolta e trattamento di tutti i rifiuti. Sembra che nel 2030 bisognerebbe riciclare tutto. Questa legge non è ancora venuta, ma sta per arrivare dalla Comunità Europea. Ecco, interessate, ecco, le batterie, quando è che sono come rifiuto? Le batterie vengono ritirate dal veicolo quando la loro capacità residua è inferiore al 75% di quella nominale e hanno le seguenti prospettive questi rifiuti. Il primo ha una seconda vita, cioè le batterie trovano nuova applicazione, le batterie tolte dalle macchine, perché funzionano poco bene, trovano una nuova applicazione per immagazzinare energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sui tetti di edifici per uso domestico e industriale. Quindi possono essere utilizzate sui tetti delle case per accumulare energia, queste batterie vecchie per le macchine. Inoltre c'è la possibilità di recuperare dei metalli dai rifiuti. Lo scopo di questa fase è di disgregare i componenti della cella al fine di separarli in frazioni definite e prevede la liberazione e la separazione dei metalli con trattamento idrometallurgico e pirometallurgico. Quindi togliere i metalli che valgono, che sono importanti dalle batterie usate. Ci sono due processi che sono anche attuali in Italia. Il primo, idrometallurgico, prevede il recupero dei metalli presenti nelle batterie di litio-ione mediante un processo chimico di lissivazione con acido basi. E poi c'è il processo pirometallurgico per le batterie al piombo ed è caratterizzato dall'utilizzo di alte temperature, comprese fra 800 e 1250 gradi. Ecco, il problema di queste alte temperature fa che questo processo è molto costoso, per questo molte batterie al piombo adesso vanno nei rifiuti, non vengono riciclate, perché è un processo molto costoso. È interessante questa informazione. I ricercatori dell'Università Coventry di Inghilterra hanno sviluppato una nuova soluzione per riciclare le batterie dei veicoli elettrici attraverso l'intervento di batteri. Una soluzione biologica che può permettere di recuperare integralmente i metalli preziosi in essi contenuti in un processo chiamato bioleaching. La nuova metodologia è illustrata sul sito dell'Università Britannica del professor Sébastien Fourneau, che l'ha sviluppata. Quindi c'è questa nuova tecnologia per recuperare il litio e altri metalli dalle batterie delle macchine elettriche. Adesso veniamo agli imballaggi. Al riciclo imballaggi. Cos'è l'imballaggio?
Per imballaggio si intende il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura adibito a contenere determinate merci dalle materie prime e prodotti finiti, a proteggerli, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione. Ecco, l'Europa ha imposto ai suoi Stati membri che entro il 2025 ogni paese dovrà riciclare almeno il 65% degli imballaggi ed entro il 2030 devono essere tutti riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile. Questi sono gli obiettivi della Comunità Europea. Quello che è interessante è che l'Italia nel 2020 ha già raggiunto una percentuale di 73% di riciclo degli imballaggi e tenendo conto anche del recupero energetico ha raggiunto l'83,7%. Quindi l'Italia ha una buona posizione. Ecco, restano indietro solo gli imballaggi di plastica. È andata via la parola sotto. Ecco, hanno trovato seconda vita i rifiuti di acciaio, di alluminio, di carta, di legno e di plastica. Ho saltato qualcosa. E come ridurre il riciclo degli imballaggi? Ecco, ridurre il sovrimballaggio. Ridurre i rifiuti di imballaggio, evitare l'uso di materiali negli imballaggi che non possono essere riciclati. Ci sono prodotti per i beni di consumo che possono essere maneggiati in sicurezza senza imballaggio. Inoltre, quello che è importante, occorre ridurre la complessità dei materiali in imballaggio, compreso il numero di materiali polimeri utilizzati. Attualmente ci sono tanti materiali che è difficile riciclare questi imballaggi. Ecco, in Italia c'è il CONAI, che è il Consorzio Nazionale Imballaggi. Questo consorzio cura in Italia il riciclo degli imballaggi e la loro seconda vita e la sua attività ed ha dato risultati molto positivi per l'economia circolare. Infatti nel 2030 occorrerà avere una strategia in Italia per riutilizzare tutti i rifiuti degli imballaggi e riciclarli in maniera più economica e diminuire la quantità utilizzata. Quindi nei prossimi 9 anni, occorre riciclare tutti gli imballaggi secondo le direttive europee. Allora vediamo, imballaggi legnosi di acciaio. Ecco, imballaggi legnosi sono il 46% del totale dei rifiuti legnosi complessivamente raccolti. Ecco, la quota di imballaggi in legno in Italia nel 2019, avviati a riciclo sul totale di quelli messi sul mercato, è stata al 63%. Per quello che riguarda imballaggi di acciaio, il 99% dell'acciaio è riciclato e l'1% è usato come inerte per le strade. Imballaggi in alluminio. Il 90% degli imballaggi in alluminio è utilizzato nel settore alimentare. In Italia nel 2019 il 70% degli imballaggi in alluminio è stato riciclato. Imballaggi in vetro. Il 70% è l'obiettivo di riciclo del vetro fissato dall'Europa per il 2025 sul totale degli imballaggi emessi al consumo. In Italia nel 2019 il 77% è stata la quota di vetro avviato a riciclo. Imballaggi di carta e cartone. 85% è la quota fissata dalla direttiva europea per il 2030 per il riciclo degli imballaggi. In Italia nel 2020 i risultati sono stati i seguenti. 87% è stata la quota di imballaggi di carta e cartone avviate a riciclo sul totale immesso sul mercato. 10% la quota inviata ai inceneritori e solo 3% la carta che è sporca, impregnata da metalli, che è andata in discarica perché non si poteva riciclare. Quindi l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi che l'Europa ha fissato per il 2030. Il riciclo dei rifiuti in plastici. 50% è l'obiettivo europeo per il 2025 sulla plastica riciclata. 40% è invece la quota di plastica impiegata nell'imballaggio sul totale della plastica utilizzata. Imballaggi di plastica sono quelli per fasette di yogurt, bottiglie d'acqua, imballaggi protettivi per la frutta. Ecco, l'Italia è interessante che nel 2019 ha il 43% è stata la quota di imballaggi in plastica avviati a riciclo sul totale di quelle della raccolta differenziata, di cui il 3% sono state le bioplastiche riciclabili che vengono utilizzate in Italia. 48% è la quota di imballaggi in plastica avviati al recupero energetico bruciati e 9% la quota di rifiuti che è andata in discarica. I imballaggi di plastica, il riciclo, sono problematici. Perché? Perché imballaggi in plastica sono formati da molti polimeri, c'è una miscela di polimeri, quindi è difficile separarli.
Inoltre a questi polimeri vengono accoppiati, per ragioni di performance e di marketing, altri materiali. Per questo gli imballaggi di plastica sono quelli meno riciclati rispetto a tutti gli altri, perché sono costruiti da più polimeri. Cioè, l'obiettivo nel futuro è di utilizzare degli imballaggi di plastica più semplici, che facciano riciclarli, non usare miscele di polimeri e mettere materiali aggiunti che poi è difficile eliminarli nel riciclo. Ecco, in Italia esiste il consorzio Corepla, che è il consorzio nazionale per la raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica. Il Corepla è un'azienda il cui titolo è un sistema sostenibile a servizio della comunità. Gli obiettivi europei per il riciclo degli imballaggi in plastica sono i seguenti: il riciclo del 55% dei rifiuti di imballaggio in plastica entro il 2030, migliorare la progettazione del prodotto per rispondere ai requisiti di durata, riparabilità e riciclabilità, monitoraggio e riduzione dei rifiuti marini, che è un grosso problema. Ecco, un esempio di sostenibilità è il riciclo delle bottiglie in PET in Germania, Svizzera e Norvegia. In questi paesi il ciclo di vita delle bottiglie in polietilene terephthalato, PET, inizia e finisce nei supermercati, dove i consumatori le restituiscono dopo l'uso. Inoltre, c'è molta gente che è contraria all'uso degli imballaggi negli alimenti, ma la FAO ha detto che la Federazione The Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO, sostiene che aumentare l'utilizzo di imballaggi adeguati potrebbe ridurre da subito gli sprechi di alimenti nei paesi in via di sviluppo del 5%, mettendo così a disposizione 39 milioni di tonnellate di cibo. L'imballaggio correttamente progettato e prodotto ha quindi una funzione essenziale nel prevenire la perdita delle risorse utilizzate per produrre alimenti. Cioè, molti sono contrari agli imballaggi e molti dimenticano che gli imballaggi salvano molti alimenti. Riciclo dei rifiuti in plastica. Questa è una foto dei rifiuti in plastici del Parlamento europeo. In documento c'è questa foto dei rifiuti in plastica marini presenti nell'oceano. Gli utilizzi principali della plastica sono gli imballaggi che ho trattato prima, l'agricoltura, gli articoli per la casa, apparecchiature elettriche e elettroniche, il settore automobilistico, le edilizie e costruzioni, gli articoli per lo sport e tempo libero in altri articoli. Quindi la plastica si trova in molti prodotti. Ogni anno gli europei generano 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. Meno del 30% viene raccolto per essere riciclato. Una parte viene esportata per essere smaltite da paesi terzi, mentre il resto va in discarica o viene incenerito o finisce per disperdersi nell'ambiente, inquinando soprattutto foreste, spiagge, fiumi e mari. Quindi il problema dei rifiuti di plastica è un problema grosso per l'Europa. In Italia il 32,5% dei rifiuti plastici sono riciclati, il 42,6% serve per produrre energia e viene bruciato, il 24,9% dei rifiuti plastici è inviato in discarica. La situazione non è molto bella. Come diminuire i rifiuti di plastica in futuro? Utilizzare le bioplastiche o plastiche biodegradabili o compostabili, quindi aumentare le bioplastiche. Eliminare l'uso di microplastiche, che sono inquinanti per i fiumi e per il mare. Realizzare misure per il recupero delle plastiche nelle acque. Rinforzare le norme già introdotte nel passato sull'eliminazione delle plastiche in monouso nella ristorazione, piatti e bicchieri posate, devono essere eliminati, c'è già una legge sul mercato dal 2020, però ce ne sono ancora, diciamo, in giro. Occorre assolutamente eliminare le plastiche monouso, aumentare il contenuto di plastica riciclata nel settore degli imballaggi, dei materiali di costruzione e dei veicoli, cioè i rifiuti di imballaggi invece di mandare in discarica possono essere utilizzati per esempio negli imballaggi, nei materiali di costruzione, cioè negli altri prodotti. Ecco. Utilizzare i rifiuti plastici per fare diversi prodotti e quindi autorizzare il contenuto di plastica riciclata in questi prodotti. I diversi tipi di riciclo delle plastiche sono tre: meccanico, chimico e energetico. Ecco, il meccanico è dalla plastica si intende la trasformazione dei rifiuti in plastica, in materie prime, prodotti secondari, senza una modifica sostanziale della struttura chimica, cioè la plastica rimane tal quale, viene solo spezzettata e poi riutilizzata. Attualmente i prodotti che hanno riciclo meccanico sono i prodotti termoplastici, che sarebbero polietilene e polipropilene,
che possono essere riciclati meccanicamente. E questo è il momento, è pressoché l'unica forma di riciclo usata in Europa, cioè il riciclo meccanico. È quasi totalmente, c'è un po' di altro, ma quasi in gran parte è questo riciclo meccanico, sono di queste plastiche, termoplastiche, che vengono riciclate. Poi c'è il riciclo chimico, si intende un processo che modifica la struttura chimica del rifiuto in plastica, convertendolo in molecole più piccole, utilizzabili per nuove reazioni chimiche, e sono attivi in questi due processi, chiamato quello della gassificazione e la pirolisi, per produrre producono dei gas, che poi vengono utilizzati nella chimica, oppure processi di depolimerizzazione per ottenere monomeri, per ottenere nuove plastiche. Questi sono due processi. Quello che è interessante è questo, che in Italia ci sono due ditte che hanno già fatto l'impianto pilota, cioè non sono industriali, ma quindi nel futuro saranno costruiti impianti per il ciclo chimico delle plastiche. Il primo è il progetto UP, che vuol dire cerchio, per il riciclo delle plastiche che Versalis dell'ENI ha realizzato per pirolisi a Mantova. UP è il nome del progetto di Versalis per il ciclo chimico delle plastiche, realizzato con un processo basato sulla tecnologia della pirolisi, che trasforma i polimeri in molecole più piccole, in gas. Versalis ha realizzato l'impianto pilota a Mantova e realizzerà un impianto dimostrativo con capacità di 6.000 tonnellate all'anno a Mantova, e poi sarà un impianto industriale da 150.000 tonnellate. Quindi è uno dei pochi i primi impianti in Europa, e questo è importante per l'Italia. Per adesso è solo il riciclo meccanico, così c'è un riciclo chimico, cioè le plastiche si ottengono dei prodotti chimici. Un altro è, sì, questo processo si chiama UP perché il progetto è un cerchio, si parte dai prodotti, si ottiene dei rifiuti misti di plastiche, si utilizza questa tecnologia chiamata UP, chiamata cerchio, da cui si ottiene materia prima riciclata, e poi si creano nuovi polimeri e si ricicla. Per questo l'hanno chiamata UP, cerchio. Questo è l'obiettivo di ENI. Per adesso però è ancora un impianto pilota e dimostrativo, deve essere ancora costruito l'impianto industriale. Un'altra cosa interessante è il processo organizzato Morotech di riciclo chimico, organizzato dalla ditta Liondel Basella a Ferrara, e ha ottenuto il premio Responsabile Care del 2020 per questo processo. Liondel Basella, che è una delle più grandi aziende al mondo nel settore delle materie plastiche, ha ricevuto il premio Responsabile Care di Federchimica per l'inaugurazione del primo impianto pilota di riciclo molecolare delle plastiche nell'ambito del progetto Morotech. L'inaugurazione è avvenuta nello stabilimento di Ferrara l'8 settembre 2020. Successivamente questa ditta costruirà l'impianto industriale. Quindi vedete, sono impianti pilota, non ci sono ancora impianti industriali, però nel futuro ci saranno dei impianti in Italia di realizzazione di ricicli molecolari delle plastiche. Poi c'è il recupero energetico, cioè vuol dire la combustione, è una valida alternativa per le frazioni di rifiuti ricche di plastiche che non possono essere riciclate. Quando ci sono plastiche diverse insieme non è facile riciclarle, e questo è una maniera sostenibile invece di andare in discarica. Alcune materie plastiche infatti non possono essere riciclate perché non sono pulite, sono piene di altre sostanze e hanno composizioni diverse di rifiuti, quindi è difficile riciclarle. Quindi il problema è anche di intervenire su questo. Poi l'altro obiettivo è quello di realizzare plastiche biodegradabili o compostabili, questo sta facendo adesso. L'uso di queste plastiche per realizzare un'economia circolare è un beneficio per l'ambiente. Inoltre è importante realizzare un'etichettatura più rigorosa al fine di garantire che le materie plastiche biodegradabili siano più apprezzate dai consumatori, visto che possono produrre benefici ambientali. Quindi realizzarle e cercare di pubblicizzare maggiormente l'utilizzo di plastiche biodegradabili che sono più riciclabili. Poi c'è il grosso problema delle microplastiche. Le microplastiche sono particelle molto piccole di materiale plastico che si trovano in mare, nel cibo e nelle bevande. In Europa è stato già richiesto che l'utilizzo di microplastiche appositamente aggiunte, prima si mettevano nei cosmetici, nei prodotti per la cura, personale per la pulizia, venga vietato entro il 2020. Sono stati vietati. Prima erano messe dentro, però esistono ancora, soprattutto quando viene del materiale di questo tipo dall'estero, fuori Europa. Inoltre occorrono norme più severe per ridurre significativamente il rilascio involontario di microplastiche da prodotti quali i tessuti sintetici, i pneumatici, le vernici e i mozziconi di sigarette, che fanno microplastiche che vanno nell'ambiente. Questi erano prodotti che avevano già, questi invece sono rifiuti da altri prodotti che producono microplastiche. Poi c'è il riciclo dei veicoli. C'è la direttiva europea che è chiamata End of Life Vehicle, chiamata direttiva ELV, pensa sarà fatta nel 2000. Ecco, la direttiva ELV ha stabilito la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle autovetture nuove, gli obblighi relativi alla raccolta e al trattamento dei veicoli fuori uso, gli obiettivi per il recupero, riutilizzo e riciclaggio dei veicoli. Quindi questa è la direttiva del 2000. Ecco, la direttiva ELV
del 2000 aveva stabilito che dal 2015 gli Stati membri della Comunità Europea erano obbligati a recuperare almeno il 95% del peso di ogni veicolo fuori uso, in particolare l'85% doveva essere avviato a riciclo, il 10% doveva essere utilizzato per energia e solo il 5% al massimo doveva essere mandato allo smaltimento di scarica. Questi sono gli obiettivi per il 2015. È stata fatta una nuova direttiva nel 2020, lo scorso anno, per promuovere e semplificare il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi, individuare misure per incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frattumazione, riducendo lo smaltimento o il recupero energetico solo le parti non riciclabili, cioè di fare più riciclo meccanico e chimico ma non quello energetico, e a rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, che adesso non si sa che fine fanno. La cosa interessante è che cosa sono quando è che un riciclo viene rottamato? Un veicolo viene avviato a demolizione quando giunge al termine del suo ciclo di vita. Ciò può accadere per vetustà degli stessi o per eventi o incidenti che ne abbiano compromesso le funzioni. Ma come riciclare e recuperare il 95% dei materiali di cui è composta un'auto da rottamare, come dice la direttiva? Non ci sono problemi. Di un'auto da rottamare, in teoria, non si butta via niente o quasi. È infatti possibile recuperare, reimpiegare e riciclare fino al 95% del materiale di un veicolo fuori uso. Quindi questo non è un grosso problema. Come si può recuperare in un impianto di autodeterminazione di un veicolo? Prima, il veicolo fuori uso all'interno di un impianto viene innanzitutto privato dei componenti pericolosi, prima si toglie, che possono essere i liquidi refrigeranti, i solventi, i liquidi. Anche le batterie vengono tolte che contengono sostanze pericolose. Dopodiché vengono estratti tutti i pezzi di cambio reimpiegabili nel mercato dell'usato. Dopo si provvede a selezionare i rifiuti non pericolosi, plastiche, pneumatici, fuori uso, destinati al riciclaggio e al recupero, poi come materia prima per produrre energia. Queste sono le tre vie. È interessante che tra qualche giorno ci sarà una nuova direttiva per il riciclo degli autoveicoli. La Commissione ha completato una valutazione direttiva ELV relativa ai veicoli fuori uso, individuandovi varie carenze, tra cui la scomparsa del 35% di rifiuti ogni anno due. Scompare, diciamo, probabilmente viene mandato all'estero. Sulla base di questa valutazione, la Commissione europea sta ora lavorando per una riesame della direttiva, su cui impatto ha avviato una consultazione pubblica che si concluderà il 10 ottobre 2021. Cioè, tra qualche giorno ci sarà una nuova direttiva per capire che fine fanno questi rifiuti di veicoli. Qual è la situazione in Italia? Ecco, in Italia l'82,6% dei rifiuti dei veicoli viene trattato in maniera ecocompatibile attraverso operazioni di riempiego, di riciclaggio e di recupero energetico. Comunque l'Italia si colloca all'ultimo posto nella graduatoria dei paesi per recupero dei veicoli. L'Europa chiede infatti l'utilizzo del 95% dei veicoli fuori uso. Noi ne ricicliamo 82,6. La Germania è il maggior paese europeo per tasso di recupero dei veicoli fuori uso. Ricicla il 98% la Germania, noi l'82,6%. I rifiuti alimentari. Quando si parla di riciclo nel settore alimentare, si intende il riciclo degli alimenti, cibo e acqua, il riciclo degli imballaggi, il riciclo delle stoviglie plastiche, l'utilizzo del rifiuto umido organico che comprende oltre il cibo anche vegetali. Ecco, adesso io parlerò solo del riciclo degli alimenti e in parte del rifiuto umido organico. Alimenti vuol dire cibo e acqua. Ecco, nel settore alimentare, cibo e acqua, è prevista una nuova iniziativa legislativa in Europa nei prossimi anni, finalizzata alla riduzione degli sprechi alimentari. Il 20% del cibo è perso o va nei rifiuti in Europa. Quindi occorre diminuire questa perdita. La riduzione degli sprechi alimentari nell'Unione Europea dovrà andare dai campi alla tavola. Cosa si intende dai campi alla tavola? Dai campi alla tavola si intende la riduzione degli sprechi deve andare dalla produzione al prelievo, al trasporto, alla trasformazione, all'immagazzinamento, all'utilizzo. Ecco, dovrebbe andare dalla produzione, da prendere gli alimenti dagli alberi, dal loro trasporto, dal loro immagazzinamento, dalla loro trasformazione nell'industria, al trasporto in supermercati, all'utilizzo dei consumatori e all'utilizzo nei ristoranti.
E dove avviene la perdita di cibo? La perdita di cibo si verifica in gran parte lungo la catena di approvvigionamento alimentare, nelle fasi di produzione agricola e quelle di post-raccolta, nella lavorazione per rendere disponibile la vendita di alimenti, nella distribuzione per errate previsioni delle richieste del mercato e gestione non ottimale delle scorte e imballaggi. Mentre lo spreco alimentare dove avviene? Lo spreco alimentare avviene a livello di distribuzione, vendita, al dettaglio e consumo. Gli sprechi alimentari sono anche i rifiuti del consumo domestico e delle attività di ristorazione che sono dovuti a errati volumi di acquisto di alimenti, alla produzione eccessiva delle porzioni di cibo che finiscono per non essere consumate, alla mancanza di consapevolezza del conservare correttamente i cibi. Ecco, i rifiuti alimenti hanno grosso impatto ambientale. La natura estrattiva, dispendiosa e inquinante dell'attuale produzione alimentare è responsabile di quasi un quarto delle emissioni di gas serra. I rifiuti alimentari inquinano l'aria, l'acqua e il suolo, oltre che produrre perdite o sprechi di cibo. Inoltre, gli scarti finiscono seppelliti nelle discariche, dove la decomposizione anaerobica genera metano, gas serra, che rilasciato nella sua sfera è 25 più volte più inquinante dell'anidride carbonica. Quali sono le ricadute positive della riduzione di sprechi alimentari? Se riduciamo gli sprechi alimentari e ricicliamo in modo corretto i rifiuti umidi organici, possiamo garantire cibo per tutti, ridurre le emissioni di gas serra, allentare la pressione sulle risorse naturali, aumentare la produttività, incrementare la crescita economica. Ecco, noi sappiamo che abbiamo il rifiuto umido organico, quello che facciamo a casa e lo mettiamo nelle discariche. Ma questo rifiuto organico in gran parte non può essere riciclato, ma per fortuna è meglio non inviarlo in discarica. Ecco, il rifiuto organico è costituito da scarti di cibo, sia d'origine animale che vegetale, da altri materiali biodegradabili come foglie, erbe tagliate. Non è solo cibo e alimento, quindi contiene anche sostanze vegetali. Ecco, la raccolta differenziale organica è fondamentale per gestire i rifiuti nel modo corretto e creare i presupposti di politico alimentare. Ora, è chiaro che il rifiuto alimentare non può essere riciclato, la plastica può essere riciclata per fare anche plastica, imballaggio, ma il rifiuto alimentare non può essere riciclato per fare degli alimenti. Allora, cosa si fa con il rifiuto organico? Il rifiuto organico, quello interessante, in Italia ci sono diverse industrie chimiche che trasformano il rifiuto medio umido organico, cioè quello alimentare e quello vegetale, in prodotti chimici. Producono biometano, sono già industrie che fanno questo da anni, utilizzano gli oli esausti per produrre biodiesel, questo a Venezia, c'è la pirocassificazione per produrre biogas per impianti di produzione di energia, producono energia, e c'è la liquefazione idrotermale per produrre biocarburanti. Sono impianti chimici che utilizzano questo rifiuto organico. Poi c'è il riciclo, che l'unico riciclo del rifiuto organico è quello di produrre fertilizzanti, biofertilizzanti. Questo rifiuto può essere ottenuto da matrici organiche ricche di nutrienti provenienti da aziende di allevamento, da industria agroalimentare, da impianti di trattamento delle acque civili, nonché della raccolta differenziale della frazione umida in un ambiente organico, si producono dei biofertilizzanti. Quindi questo è un riciclo, perché i biofertilizzanti tornano sugli alimenti, mentre gli altri invece è un riciclo chimico, dalle sostanze naturali si arriva a prodotti chimici. E quello che è interessante è che a Pinerolo, cioè la CEA Pinerolo Industrial Spe, un'industria, ha realizzato una virtuosa valorizzazione dei rifiuti organici per ricavarne benefici ambientali per l'atmosfera per produrre biometano. Il biometano rappresenta infatti una grande opportunità per l'Italia per rendere più sostenibile il consumo di energia domestica e industriale, ma anche la mobilità per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la gestione dei rifiuti. Ci sono diverse ditte in Italia, aziende che producono biometano da rifiuti organici. Quello che è interessante è che 2 anni fa è stato realizzato a Gela un impianto che trasforma i rifiuti organici in bioolio. Eni Rewine, un'azienda dell'Eni, ha realizzato a Gela nel settembre 2018 un impianto pilota per adesso, chiamato Waste to Fuel, per trasformare la frazione umida dei rifiuti solidi urbani e di rifiuti dell'industria alimentare in bioolio, ed è prevista la realizzazione di un impianto industriale da 160.000 tonnellate a Marghera. Nell'impianto possono essere utilizzati anche rifiuti di depurazione, di potature, scarti dell'industria alimentare e della grande distribuzione. Quindi tutto il rifiuto organico. C'è una ditta che ha realizzato un impianto pilota, farà l'impianto industriale. L'altro interessante è un altro impianto realizzato a Torre Pellice a Torino, e questa ditta ha realizzato un impianto di pirogassificazione di biomasse per utilizzare un gas che viene utilizzato in situ per produrre energia elettrica. Queste biomasse cosa sono? Sono scarti da legno di sottobosco,
legno di scarto, legno usato, sfalci di potature del verde pubblico, residui di piante agricole, ma anche residui di lavorazione agricola e alimentare, producono un gas che viene utilizzato per l'energia elettrica. Questo viene realizzato in Italia, questo è un fatto positivo. Riutilizzo di rifiuti tessili. Quanto tempo ancora? Cosa? Continuo. Rifiuti tessili. Questi sono, vengono riciclati, questi invece sembrano che siano rifiuti. In base alla direttiva europea sui rifiuti approvata dal Parlamento europeo nel 2018, i paesi dell'Unione europea saranno obbligati a provvedere alla raccolta differenziata dei tessili come gli altri rifiuti entro il 2025. La nuova strategia della Commissione comprende anche misure volte per realizzare i processi di produzione circolare e contrastare la presenza di sostanze chimiche pericolose. Il problema è che il 60% dei tessili è prodotto fuori Europa. Ecco, il destino dei tessili fuori uso in Europa. L'87% va in discarica all'incenerimento in Europa. Il 13% dei prodotti tessili viene riciclato in qualche modo dopo l'uso per abbigliamento. Il 12% viene impiegato in usi di valore inferiore, spesso però estremamente difficile riciclare. L'1% viene riciclato in nuovi abiti. Quindi questa è la situazione in Europa. Per fortuna non è così in Italia. Qual è la responsabilità ambientale dei tessili? La produzione di tessili per il consumo di abbigliamento e calzature tessili sono il quarto prodotto per quantità di materie prime e di acqua utilizzata, il quinto prodotto per emissioni di gas serra, la quarta più alta categoria di pressione ambientale dopo il settore alimentare, dell'edilizia, residenziale e dei trasporti, e il 20% dell'inquinamento delle acque per produzione di microfibre e microplastiche. Si stima, quindi c'è il problema dell'inquinamento delle acque da parte dei rifiuti tessili. Si stima che la produzione tessili sia responsabile di circa il 20% dell'inquinamento globale dell'acqua potabile a causa dei vari processi a cui i prodotti vanno incontro, come la tintura e la finitura, e che il lavaggio di capi sintetici rilascia ogni anno in Europa 0,5 milioni di tonnellate di microfibre nei mari. Il lavaggio di indumenti sintetici rappresenta il 35% del rilascio di microplastiche primarie nell'ambiente. Quindi questo è un grosso problema. Ci sono tre tipi di tessili, quelli naturali, carba, lana, seta, lino, quelli sintetici, il nylon, e quelli artificiali, che sono la trasformazione della cellulosa o anche della pelura del cotone con trattamenti chimici per fare delle nuove plastiche, fare plastiche simili alle fibre naturali. La Comunità Europea è impegnata sul ciclo dei rifiuti tessili, incentivando la selezione, il riutilizzo e il riciclaggio dei tessili. E soprattutto la Comunità Europea sta incentivando la ricerca, cioè crede che solo attraverso l'innovazione, garantendo che i prodotti siano idonei alla circolarità, assicurando l'utilizzo di materie prime e secondarie e limitando la presenza di sostanze chimiche pericolose. Cioè la Comunità Europea dice che occorre intervenire nella ricerca per realizzare questo nei tessili, in maniera poi da poter riciclarli. In Italia c'è un rapporto del riciclo 2020, emerge, questo è un fatto positivo, che il 69% dei rifiuti tessili vengono sottoposti a riutilizzo per indumenti, scarpe e accessori di abbigliamento. Il 29% viene riciclato per ottenere pezzame industriale o materie prime e seconde per industria tessile, imbottiture e materiali fonoassorbenti, isolanti termici e acustici, stracci e strofinacci per uso industriale, e solo il 2% per lo sbattimento. Questo è un fatto positivo per l'Italia. Ecco, la gran parte del tessuto recuperato, questo in Italia, va alla produzione di pezzame industriale o di materiale per imbottiture, alla sfilacciatura per il recupero delle fibre e la rigenerazione per ottenere nuovi filati, dalle caratteristiche tutto analoghe alle fibre vergini, e solo una piccola parte viene destinata a discariche e inceneritori, quando è proprio impossibile riciclare. Ecco, in Italia ci sono bidoni di raccolta gestiti direttamente dal comune o dalla società incaricata per lo smaltimento di rifiuti sparsi per le città e solitamente di colore giallo. I tessuti recuperati, consumati e danneggiati sono utilizzati per riciclare fili e fibre, ottenendo così nuovi filati. Questo sarà obbligatorio nel 2025, per adesso non è obbligatorio. Ci sono bidoni per la raccolta solidale, per indumenti non deteriorati da cedere a persone bisognose, e ci sono piazzole ecologiche a cui normalmente ci si rivolge per smaltire mobili ingombranti, apparecchiature elettroniche, altri rifiuti non accettati nella raccolta differenziata. Quindi questa è la soluzione dei rifiuti tessili in Italia. Questo è un bidone di raccolta dei rifiuti tessili giallo che c'è in alcune città.
Quello che è interessante è che c'è un centro di eccellenza a Prato per il riutilizzo dei rifiuti tessili. Nel nostro paese a Prato c'è un centro di eccellenza, un distretto dedicato al recupero tessile, formato da aziende del settore tessile locale, che da anni costituisce un esempio virtuoso di riciclo tessile, un modello che è poi stato seguito da molte altre aziende italiane. Qui rinascono filati e i tessuti cardati, realizzati attraverso l'uso di fibre vergini o riciclate dai scarti di maglieria, mediante un processo che dà vita a prodotti tessili di altissimo livello. Ecco, diverse aziende hanno deciso di fare rete a gruppo avviando Astri, quindi è nato Astri. Astri è l'associazione tessile e riciclato italiana, questa associazione sta a Prato, che tra le sue attività, oltre a puntare a una formazione specifica, vuole un riconoscimento ufficiale di un marchio sul tessile rigenerato. Questa associazione tessile riciclata in italiana nasce con la volontà di valorizzare il lavoro che a Prato fa da decenni, ossia quello di produrre tessuti rigenerati. 220.000 tonnellate di tessile sono riciclate da Astri, quindi è una cosa molto positiva. Adesso quindi questa è l'ultima, è il riciclo nella costruzione degli edifici. In Europa questo settore utilizza il 50% di materiali non riciclabili, produce il 35% di rifiuti ed emette dal 4 al 12% di gas serra. La Commissione europea ha proposto nel 2021 come obiettivo il 70% per il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione e proporrà dei regolamenti nei prossimi anni per l'introduzione di requisiti in materia di contenuto riciclato per alcuni prodotti da costruzione per ridurre le emissioni di gas serra. Cioè, imporrà che in materia di costruzione ci sia del prodotto riciclato. Cosa sono i rifiuti da costruzione? Sono costruiti da laterizi, da murature, frammenti di conglomerati cementizi, rivestimenti di prodotti ceramici, scarti di industria di perfrazione, di manufatti in calcestruzzo, frammenti sulla struttura stradale, conglomerati bituminosi. Il settore dell'edilizia è responsabile in Europa del consumo di circa il 50% di materie prime estratte dal pianeta, del 35% della produzione di rifiuti, dall'emissione del 5-12% di gas serra. Quindi questo sarà quindi attuata dal Comitato Europeo in linea con i principi dell'economia circolare, l'ottimizzazione delle prestazioni di ciclo di vita e l'allungamento dell'aspettativa di vita dei rifiuti degli edifici. Questo quindi la Comunità Europea lavora su questo. In Italia il 41,3% di tutti i rifiuti speciali sono gli scarti provenienti dal settore dell'edilizia. Quello che è interessante che occorre riciclare la sabbia e la ghiaia che serve per produrre il calcestruzzo. La sabbia e la ghiaia sono i componenti essenziali per il calcestruzzo utilizzato nella costruzione, ma purtroppo queste materie sono in via di esaurimento. Si deve pertanto diminuire il consumo e trovare delle alternative perché la loro estrazione dai fiumi, dai laghi e dal mare è fortemente nociva dell'equilibrio ambientale e perché non sono più disponibili in molti paesi. La sabbia e la ghiaia sono il secondo prodotto naturale utilizzato al mondo dopo l'acqua, quindi occorre assolutamente riciclarle. Quello che è interessante è che in Italia, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, ci sono stati molti progetti di riciclo del calcestruzzo dei rifiuti. C'è la produzione di calcestruzzi con minore utilizzo di sabbia e ghiaia, chiamati calcestruzzi leggeri, dove mettono meno sabbia e ghiaia e ci mettono dell'aria dentro. Poi c'è il riciclo dei rifiuti di calcestruzzo, ottenuti durante le costruzioni e dalle demolizioni mediante trattamenti chimici. E poi c'è l'utilizzo dei rifiuti da altre attività industriali. Inoltre in Europa sono stati gli studi per utilizzare la sabbia del deserto che non è ancora utilizzata. Ecco, in Italia c'è il progetto RE0, recupero calcestruzzo non utilizzato nelle costruzioni, che andava prima in discarica. Ora la MAPEI, un'industria italiana, con trattamenti chimici da alcuni anni riutilizza questo rifiuto. Poi c'è il progetto di recupero di sabbia e ghiaia da terreni contaminati e aree dismesse, che è stato realizzato ad Assemini, vicino Cagliari, con trattamenti chimici. Poi ci sono dei residui di demolizione e costruzione di edifici, per cui sabbia e ghiaia, che un'azienda Matec a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, e un'altra azienda che ha utilizzato il recupero di rifiuti da terra e rocce di scarico, di scavo, che è l'azienda Marmi di Airola Benevento, che recupera i residui dal torre Reccio di scavo per frantumazione, bagliature e lavaggio per produrre sabbia e ghiaia per calcestruzzo. In Italia ci sono stati molti progetti di recupero di sabbia e ghiaia. Questo lo salto. Poi ci sono i calcestruzzi leggeri. I calcestruzzi leggeri si distinguono da quelli tradizionali per il fatto che sostituiscono totalmente o in parte la sabbia e la ghiaia, tradizionalmente con aggregati leggeri, aventi un peso specifico inferiore. L'aggregato leggero si ottiene inserendo aria libera nell'impasto per diminuirne la densità e dare un maggior isolamento termico e acustico in risistenza all'umidità. Ci sono diverse industrie in Italia che fanno leggeri, ce ne sono di quattro tipi, siccome vedo che sono in ritardo vado avanti.
Quello che è interessante è che in Italia sono stati realizzati anche diversi progetti di recupero da parte di aziende italiane di sabbia ghiaia presenti in diverse produzioni industriali. Cioè ditte che non producono sabbia ghiaia ma producono altri materiali, però hanno dei rifiuti che sono presi e mandati in discarica. Però questi rifiuti possono essere utilizzati per produrre calcestruzzo e quindi abbattere il costo di smaltimento, ma anche a consumare meno aggregati naturali e ridurre i costi di approvvigionamento. Interessante che l'azienda Acciai Speciali Terni è la prima azienda in Italia ad aver trovato una soluzione per il riciclo delle scorie, sabbia e ghiaia derivanti dalla produzione di acciaio e in collaborazione con una ditta finlandese sta realizzando questo progetto. Ecco, la sabbia di fonderia, sottoprodotto da collate di metalli ferro-ferrosi, contiene sostanze dannose per il calcestruzzo, per questo non state mai utilizzate al mondo. Adesso questo progetto di AST ha l'affinità di eliminare queste sostanze tossiche e poter utilizzare questi scarti, che sono rifiuti che vanno in discarica, per fare calcestruzzo e utilizzare nelle costruzioni. Utilizzo di sabbia nel deserto. A Dubai, per esempio, utilizzano la sabbia che viene dall'Australia per l'edilizia, perché la sabbia del deserto non si può utilizzare, perché la sabbia del deserto è troppo fine, liscia e rotonda. Quindi fanno venire la sabbia dall'Australia. Ecco, c'è l'azienda tedesca Policar ha proposto un nuovo calcestruzzo chiamato calcestruzzo polimerico, che è costituito dal 90% di sabbia della Namibia, del deserto, e 10% di resine poliestere riciclate. Quindi c'è una miscela di queste resine poliestere che fanno da legante con questa sabbia e utilizzano sabbia della Namibia. Quindi ci sono dei nuovi progetti in Europa. Conclusioni sulla realizzazione di una economia circolare in Europa e in Italia. Occorre dimezzare la quantità di rifiuti urbani entro il 2030 e le strategie sono le seguenti: aumentare la raccolta differenziata in tutta Europa, diminuire i prodotti monouso, sostenere il mercato delle materie prime e seconde, cioè di riciclo, minimizzare la presenza di sostanze tossiche per il genere umano e per l'ambiente dei prodotti da riciclare. Disgraziatamente molti di questi prodotti europei non hanno sostanze tossiche, ma ci sono molti materiali che vengono da fuori, dalla Cina e altri paesi, che contengono sostanze tossiche, cromo, cadmio, arsenico, e quindi non possono essere riciclate, e questo è un grosso problema. Poi c'è il legame tra digitalizzazione e l'economia circolare, che deve essere presente per realizzare un impianto produttivo che attraverso la progettazione ricostruisca e rigeneri risorse, ossia mantenga la produzione ad alto livello, riducendo il minimo gli sprechi, facendo in modo che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile all'interno dell'economia. La digitalizzazione offre anche nuove opportunità per il monitoraggio a distanza dell'inquinamento atmosferico e idrico e per il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia e delle risorse naturali. Quindi c'è l'utilizzo della digitalizzazione per l'economia circolare. Quindi, concludendo, gli obiettivi della Comunità Europea per realizzare l'economia circolare è di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, indicando una serie di misure relative all'intero ciclo di vita dei prodotti, progettandoli con un maggiore impiego di materie prime riciclate per durare più a lungo, più facile da utilizzare e riparare e riciclare. Ecco, c'è un piano europeo per un'economia circolare, l'obiettivo è il 2050. E esiste questo piano per poter realizzare, completare l'economia circolare nel 2050. Quindi, concludendo, dalle materie prime si va alla progettazione, alla produzione, alla distribuzione, al consumo, alla raccolta e poi invece di andare sui rifiuti si va al riciclaggio. La Comunità Europea ha preso come obiettivo per il 2050 ridurre del 100% i gas a effetto serra e questo si realizzerà con questa economia circolare. Grazie per l'attenzione.